passaggio no. 50-50. Testamento marcatura è tanto. Si sente quel piazzamento marcatura. Proviamo a fare 55-55. Poi forse... Vediamo così, prossima partita abbiamo il Valladolid, l'andiamo a simulare. Io devo fare delle prove contro squadre più forti. Scusami, Valladolid. Oh, la Real Sociedad. No, abbiamo perso col Valladolid, mannaggia. Col Valladolid non si perde, ragazzi. Ah, io continuo, vinco, perdo, pareggio. No, no, non gioco solo contro le big. Sto facendo solamente esperimenti sulla difficoltà. Vi faccio vedere al volo la squadra della Real Sociedad. Così potete votare. Eccola qua. È bella forte, eh. Bella forte. Marrero, il portiere, non lo conosco. Dimmi, Manu. Ciao, Giorgio! Ehi là, te lo sei preso? Allora, Flores è ancora spaccato. Proviamo Herzog, poveraccio, sennò non gioca mai. Proviamo al posto di Essugo. A me continua a convincere più McBurney. Con che squadra inizi? Ma alla fine della Lega che ieri non ho seguito, no, volevano troppo. Si rinnova l'appuntamento col grande calcio qui su EA Sports. Lo 0% Quest'oggi su cercando sconfitta di mi far puzza. Più divertire ed emozionare che con altro vedo l'emozione. che avete già capito che si segna poco, quindi puntate sul pareggio. Serata che potrebbe finire in Va pari per bene, va bene. una parte del pubblico. Col Mantova, bello, bello, bello. Assiepato Che qui me sul avevano campo consigliato il Mantova. dell'Inter, che sfida per cuori forti, che promette grande spettacolo. Un saluto da Pierluigi Pardo e Leria Dani, con cui va bene Quenda! la Liga EA Sports. Si prende la ribalta oggi con i suoi campioni, pronti a regalarsi 90 minuti di grande spettacolo. Partita che ha per protagonista Real Sociedad e la Spalas. Un saluto ai nostri amici a casa che ci stanno seguendo. A te dici che non sono più in live. Cosa? Non muovetevi, non muovetevi. Il grande calcio ve lo portiamo noi In che direttamente senso? dalla vostra radio. Dai, Quenda! Com'è possibile? Com'è possibile che Odriozola sia... Vabbè. Mi concentro. Presa. Porco, porco, porco. Mio Dio, Quenda!
Non è vero. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, Vias mi fa venire i brividi. Vai. Vai. Ciao, ragazzi, io non so cosa fare. Non so cosa fare. Vi giuro che non so cosa fare. Moleiro. Va a cagare, va. Come ti dice in live? Ti dice che sono in live da 5 minuti. Ma cazzo. Ma mi ha tagliato la live allora, mi sa. Ragazzi, giocano. Sono troppo forti. Herzog. Herzog. Ha preso già un paio di cazzi. Sono tutti troppo forti. Non è che questa è la storia dinamica. Cioè, non è che questa è l'intelligenza artificiale dinamica. Ah, qui. No, vabbè, ragazzi, ma questo è scandaloso. Ma cosa sta succedendo? Qui bene. Ma zio porto. Ma voi non avete consigli invece di dire solo cazzate? Cioè. So, boh. Bravo Herzog. Ottima lettura difensiva. Siamo ora. Devi fare la pipì? Eh? Arrivo, faccio fare la pipì a Reina. Ciao Seba. Cazzo ragazzi, è veramente complicato.
Barrene. Veramente, veramente complicato. Anche non ne tiene una, Valles. Ma vedi che non si ripropone nessuno. Guarda, sono tutti passaggi sbagliati. Ragazzi, Quenda, cioè, Quenda ha dei dati che sono paurosi, eh. Agilità 87, velocità staccata 82, accelerazione 83. Sembra un menomato. Sembra un menomato. Ciao Ale. Guardate come mi pressano. Non ti ho detto di uscire. Adesso vai. Vai, vai, vai. Yes, vai. Non ti preoccupare. Non ti curare di loro. Porca troia. E poi non si riescono a fare sti cazzo dei campi. Sbagliano una quantità di passaggi enorme. Ci hai provato, ma non credo avverrà. Ottimo, tocco interessante. C'è la possibilità della ripartenza. Ripartiamo anche non malissimo. Il problema è che quando arriviamo qua non c'è nessuno, cazzo. Ah, è dentro il sugo. Ecco, che va a battere l'angolo. Ma vai a fare in culo, va. Mano, 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 mano. No, niente. Niente, ho perso anche questa, ragazzi. Ho perso anche questa. Non tiro in porta. Cioè, non tiro in porta. Io non riesco a tirare in porta. Là davanti non va bene con una punta a questo punto, ragazzi. Forse devo provare ad affiancare le due. Ma se provassimo così? Questa è difensiva. Proviamo a farne una nuova. Vediamo il 4-4-2. Ciao Ago, abbastanza una merda. Dico la verità. Sono 4-2-2-2.
Vediamo così. Poi, ecco, sei appena arrivato e già dici troiate. Ma cosa c'entra il modulo matto dell'Evercuser? Madonna, ma manco un secondo! Manco un secondo! Cioè, io veramente faccio fatica. Come faccio? Cioè, nel senso, è arrivato. Oh, ragazzi! Buonasera, ho appena visto l'allenamento, come procede, ma il modulo matto dell'Evercuser. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Che cosa c'entra? Non è per proporre, cosa c'entra? Non c'entra una sega il modulo matto dell'Evercuser. Il modulo matto dell'Evercuser non fai un'altra volta. Per proporre. Cosa devi proporre? Sai quali problemi stiamo avendo? Eh? Cosa devi proporre? Ma che mezz'oggi is on fire? Ma è porco. Porco, possibili incarichi? Attenzione. Portogallo, Spagna. Vogliamo diventare allenatori della Danimarca o aspettiamo altro, ragazzi? Mondiale maschile? Beh, la Danimarca non è una cattiva nazione, dai. Vai. Su Kago. Non Ago, scusami, ho sbagliato. Volevo dire Tommy. Questa volta errore mio, scusa Ago. Che bello averti tra noi. E modo cazzo, come cazzo si fa dalla nazionale? Porca R3. Ma come dimetto? Ma come mi sono dimesso? No, dai, dimmi che non mi sono dimesso. Madonna. Ok. Convocazioni? Mi bloccheranno loro, dai. Abbiamo l'Espagnol 19esimo. Allora, se anche con l'Espagnol facciamo fatica. Se anche con l'Espagnol facciamo fatica, cambio le slide. Questa è l'analisi. Se anche con l'Espagnol faccio fatica, ragazzi, cambio l'analisi. Ma poi le analisi che cazzo vogliono dire? Le statistiche. Per il momento siamo 13esimi, l'Espagnol è 19esimo. Questa non si vince mai. Con questo nuovo modulo, proviamo. Alejo Veliz, marcatore. Ma l'Udinese come ha fatto a prendere il sole? No, secondo me oggi il problema è un'altra cosa. Sì, era svincolato però. Un saluto agli amici all'ascolto da parte mia, Giorgio Pardo, e come sempre. In parte workano quelle di ieri che abbiamo sistemato, altre cose non workano, ma secondo me quello che cambia è proprio l'intelligenza artificiale dinamica. E poi vorrei provarle anche con la Serie B italiana. Beh, almeno siamo andati a tiro. No,
No, un po' peggio. I miei avversari. Mi sembra un po' peggio. I miei avversari vanno come dei treni. Però effettivamente. E poi si sbagliano un sacco di passaggi, tantissimi. Bravo, Quenda qua. E poi non si segna a giro. No. Perché, per esempio, nell'IA dinamica, che vuol dire che cambia a seconda di come gioco io, mi pare. Aspetta. Porca troia, ancora Yoan Garcia. C'era scritto tipo aggressività CPU, tipo 80. Minchia. Poi non faccio gol, cazzo. Mamma mia, Marmolo, che chiusura. Con le due punte un po' meglio però, eh. Con le due punte un po' meglio. Ma no, va a Skurzent la farena. Zio Pors. Porca boia. Mamma Vaies, grazie. Secondo me sì. Secondo me IA è meglio tattica. Quenda, vai. Esatto. McBurney, bravo. Porca boia che stecca. Ma porco te di uff. Gioco. Forever Fuster. Molero, me la devi sbloccare te! Ma porco il demonio! Cos'è? Ti ho fatto fallo io, mi vuoi dire? Ah, no. Boia. Che devo fare? Niente. Niente! Niente, cazzo! Mettiamo Munoz. Incredibile, incredibile. Per fortuna. No, invece è bello, sinceramente. Mano.
Ma Silva, sei te il rigorista? Sì. Mandami il link delle tattiche buggate che quest'anno vorrebbe. Esatto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, a segnare, eh? Dura, dura. Dura, dura. Porca troia. Kick off. Sembra normale sto passaggio. Mannaggia troia. Dai. Una delle ultime occasioni. Cioè, a me sembra che loro siano perfetti. Non so se è una impressione mia, ma loro lo sbagliano dei passaggi? Direi che c'è qualcosina che non va, eh. Direi che c'è qualcosina che non va. Oggi su 9 tiri, un gol. Io forse voglio provare con. Tattico. Aggressività contrasti adesso CPU 0. Perché? Non mi convince questo, ragazzi. Voglio lasciare tattico un attimo. Abilità portiere, a me sembra sinceramente che il loro sia forte e il mio scarso. Posso dire la mia, però vabbè. Proviamo così. Pure l'errore tocco di prima un po' eccessivo. Può stare. Però loro non sbagliano. Cioè, loro lo lascio 60, ragazzi. Loro non sbagliano. Cioè, che cosa vi devo dire? Coppa di Spagna, ma non ce la possiamo giocare adesso, ragazzi. Sì, stacco anche io, ragazzi.
Stacco anche io, stacco anche io. Qualche Andorrane, tutto ciò? Zero. Non bene da questo punto di vista. Molto, molto scarsi. È vero che potremmo forse cambiare il ruolo a qualcuno. Però, anzi, io inizierei a farli volare, anche se sono giovani. Clark, non ti faccio volare, per rispetto. Questo forse non era male. Trasformiamolo ala. Però comunque in generale non è che sia tutto gran fenomeno. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Sembra. Gli avversari sembrano comunque più forti. Sembrano comunque più forti. Charles, il nostro Hendrik, lo facciamo volare. Adios. Qua c'è gente veramente scarsa, scarsa, eh. Che sono scarsi, scarsi. Chiudiamo con la classifica. Sono. Vabbè, chiaramente. Per carità, ci può pure stare, eh. Siamo, non dico una neopromossa, ma quasi. Sono tredicesimi con 20 punti. Quanto mi tilta il fatto che non siano allineate, giocate, vittorie, pareggi, sconfitte, ma siano spostate. Mi dà un urto che voi non pensate nemmeno. Non vi immaginate nemmeno. Non siamo messi malissimo, però, ragazzi. 6 punti e siamo 19esimi. Sì, si busta il potenziale, lo so, però. Vabbè. Ah, tra l'altro siamo a gennaio. Quanti soldi abbiamo? 11 milioni. Qualcosa dobbiamo fare. Qualcosa dobbiamo assolutamente fare. Siamo a gennaio. Qua davanti mi sa che serve un altro attaccante. Qua davanti serve un altro attaccante. Io richiamo Kaba e lo metto in vendita. Clemente, quanto costi? 1.400.000. Vieni, vieni. 1.900.000. Ha fatto qualche punto. Ha fatto un punto upgrade? McKenna, te? Te levi dalle valle? Silva, riscattare Silva, 8 milioni e mezzo sono troppi. Troppi. Però ne parleremo nel prossimo episodio. Ci salutiamo sperando di aver trovato le slide definitive. E tra l'altro, io devo ancora provare il Cesena. Col Cesena sarà un disastro, secondo me. Un disastro. Sentite. Sentite, non ci salutiamo proprio per un cazzo. Non ci salutiamo proprio per un cazzo. Partita contro il Cartagena. Vinco, perdo, pareggio. Facciamo giocare chi gioca un po' meno? Dai. Herzog. Dov'è Campagna? A Campagna. Campagna, vieni. Sì, partita di coppa. Andiamo. Quinda, te devi dare a svegliare i mortacci tua! Non è Quinda, probabilmente, è uno del Cartagena. Non sono proprio simili, eh. Sentite, sentite. Servirebbe una clip di quelle. Sentite. Decido io quando cazzo spegnere la live, affanculo. Aspetto che finisca il vinco, perdo, pareggio. Grazie per credere in me. Ma so che Tommy sta aspettando il momento giusto per bettare altro. I just killed a man, she's my holla, born. Killed a man. Oh, killed a man.
Pronti. Andiamo. Però secondo me le due punte è già molto meglio, eh. Si sbaglia. Poi addirittura Peird col Cartagena. Maremma puttana. Scusate. Cambio McBurney e Silva. Perché... Ok, facciamo fare a Silva il falso 9, che è un pochettino più rapido. McBurney, facciamogli riempire l'area. Vai. Dai, 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 dai. Oh, ragazzi, è una squadra di Serie B spagnola questa, eh. Assist di tacco di Moleiro. Mamma Valles. Occio. Via. Dove c'è Quenda, che non ne tiene una. Bella questa palla per McBurney. Silva. Silva. Moleiro. Arriva McBurney. Appoggia dietro dove c'è lo Yodis. In curva. L'abbinamento delle maglie è orribile, infatti non l'ho scelto io. Ma è stato casuale, come al solito, questo gioco è una merda. Come ieri che abbiamo giocato tutti i gialli. Silva. Passato? No! Cosa c'è, amore, bellissimo? La mamma arriva un pochettino più tardi oggi, mi sa. Sì. Se... Mamma mia, yes, per fortuna. Però vedete, non riesco a dominare. Anzi. Chiuso Moleiro. Chiuso Moleiro, chiuso tutti, chiudo le palle nel cassetto. No! Vai, yes! Grazie. No, non ho staccato perché volevo vincere. Io qua mi devo fare la doccia. Ho la riunione di condominio stasera. Porca puttana, non so neanche che ora c'è. Dai, Fresneda, Maremma, puttana troia.
sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Continua la spinta. Bella. Non ci credo. Gol di Bairami al primo secondo, al primo minuto ti ricorda qualcosa. Questa è una partita dell'Italia, eh. Dai Fresneda! Minchia, ma è difficilissimo tirare da fuori. Anzi, segnare da fuori. Allora, facciamo dei cambi, vai, visto che qui siamo in coppa. Fuori Quenda, facciamo giocare Hill. Mettiamo il sugo sulla mediana. Dai, proviamo. Bisogna dire, ragazzi, che Quenda per il momento è veramente, veramente scarsino. A differenza di Moleiro. Io non posso crederci. Secondo me... Non capisco se devo piazzare o tirare forte. E campagna, non mollare, bravo. Buona. Buona, controllamela. Bene. 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 McBurney! 2-0. Fangulo. McBurney. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Non ho esaurito le sostituzioni, vaffanculo. È capace che bisogna sbatterci un po' di più la... Sì, ci può stare, però in generale... Forse... Così è un pochettino più fattibile, anche se il Cartagena non è un... un avversario troppo complicato. E comunque abbiamo faticato, eh. Un paio di occasioni l'hanno avute. Guarda qui. Ancora 5 minuti da giocare. Cerca il taglio. Non è fuori gioco lui, non è fuori gioco lui. Non ho fatto niente, non ho fatto! Tomatti. Hashtag live anche domani. Che hashtag è? Ce l'abbiamo fatta! Mamma mia, da quant'è che non si vinceva. Mamma mia. Ai livelli dell'FK Lofoten. Oggi molto meglio. Bravo, Ollie McBurney. Bravo. Però comunque abbiamo subito tanto, eh. Bisognerà valutare anche sta cosa. A sto giro, però, amici. Minchia, alle 20 c'è la... Assemblea Cristo. Offerta ricevuta per Moleiro, il Liverpool. Ma chi mi offrono, scusami? Harvey Elliott. Coglioni. Bisogna giocare più spesso a Suarez. Però rompi i coglioni. 4 ruoli giocatori disponibili. Tiere. Ok. Bisogna andare a migliorare anche qua la presa un pochettino. Continuiamo a lavorare su piazzamento tuffo.
Facciamo questo, va. Se fin di Molero a Tommy viene un colpo. Può anche darsi. Quasi quasi allora. Il resista avanzato. Non so cosa fosse quel codice che ho visto. Mi ha spaventato. Silva è probabilmente irriscattabile. Probabilmente Silva è irriscattabile. Ok, abbiamo degli osservatori ancora. Valori di mercato, magari non sono nemmeno male, ma valori di mercato troppo bassi. In Andorra non c'è niente di che, raga. Poi, per carità, anche qui probabilmente se gli cambiassimo il ruolo crescerebbero un po' di più. Delpox, devi dargli il piano di crescita. Niente di più. Gli dai il piano di crescita e guardi le settimane. Per farla semplice, è così. No, vai, per il momento non lo vendiamo, anche se mi offrono l'ustondo. L'Atletico Madrid vuole Marmol. Per il momento non si vende. Silva, quanto chiedono per riscattarlo? Secondo me devo trattare e basta. Cioè, non c'è molto che devi capire. Gli dai il piano di crescita che preferisci, qua ci mette 3 settimane, via, basta. Dagli altri piani di crescita, gli insegni altri ruoli, però insomma non è che non cambia molto. Allora, vediamo. Silva, contatta per acquistare. Non c'è un riscatto. Ma sì, Delpox. Vediamo se riusciamo a riscattarlo. Caba. Più 4 milioni e mezzo. Preso. Beh, a 6 milioni, ragazzi. A 6 milioni ci sta a riscattarlo, sinceramente. Ne vale già di più. Diciamo che alcune controfferte sono veramente delle pagliacciate, se si può dire. Bene. Ottimo. Perfetto, e adesso possiamo veramente chiudere con il riscatto di Silva 6 milioni e 100. Se lo potrei anche rivenderlo in questo mercato e farci già plusvalenza, ragazzi. E addirittura forse potevo pagarlo qualcosina di meno. Ottimo. Januzaj invece assolutamente no. Gente di 29 anni non si riscatta. Fine.